Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. E questo è un nuovo video super speciale perché ho fatto, come potete leggere, delle compere da Tiger. Diciamo che sono delle piccole compere sostanziose. Vi volevo dire, prima di iniziare questo video, ovviamente di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, perché così che voi possiate ricevere sempre tutte le notifiche inerenti al mio canale e i miei video. Ma prima di iniziare a farvi vedere, piccolo spoiler, prima di iniziare a farvi vedere cosa c'è all'interno della busta di Tiger, vi voglio far vedere questi. Ta-ta-ta-ta! Sono usciti in edicola questi qui che sono stra iper mega carinissimi, che sono i Wishy Squishy Plushy. Sono degli squishy profumatissimi, super carini e pucciosini, da collezionare. Li trovate in edicola a 5,99 euro. I Wishy Squishy Plushy sono super slow rising. Anche il sito, che sta scritto anche qui sulla scatola, ve lo lascio comunque in descrizione. E sono questi qui. Guardate quanto sono carini. Ovviamente c'è il magazine, che è sempre molto importante. Gli squishy sono sempre allegati al magazine. Mi raccomando, la collezione è allegata al magazine, perché mi raccomando, chiedetelo sempre il magazine. Io ve lo dico sempre, chiedetelo il magazine quando andate in edicola, ragazzi, perché sopra ci sono tante curiosità. Vi fa vedere gli squishy, vari squishy, perché piangi, perché piangiamo. Voi lo sapete, lo sapevate? Qui ve lo spiega come mai. Ci sono vari giochini, vedete, all'interno, che sono comunque molto 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 interessanti. E questi sono tutti i nostri Wishy Squishy Plushy, molto carini. Sono tanti animaletti super profumati, slow rising, super soffici e morbidosi. Adesso li andiamo ad aprire comunque insieme. Prima di farvi vedere gli acquisti di Tiger, ve li voglio far vedere perché secondo me valgono davvero tantissimo, sono super carinissimi. La bustina è davvero super gioiosa e super colorata. Andiamola ad aprire. All'interno troviamo sempre un altro libricino in tutte le lingue. Guardate, sono molto timida. Vi spiega la caratteristica dello squishy proprio. Sono molto timida, ma per fortuna nessuno può vedermi arrossire sotto le piume. E lei è un gufettino, giusto? Sì, si chiama Dodi. Allora, vediamola da vicino perché. Oh, mamma mia! Ragazzi, oh, che buon profumo! Sa tra il cioccolato e la vaniglia. Guardate qua. Quanto è slow rising, poi è sofficiosissima, morbidissima. Poi, cosa troviamo qui? Oh, cosa abbiamo qui poi? Abbiamo un bellissimo tigrotto. No, ragazzi, è un tigrotto? Sì, è un tigrotto. Guardate con i suoi occhioni. Allora, lui si chiama Rory. Che carino, vediamo cosa ci dice. C'è della marmellata qui. Guardo sempre il lato positivo delle cose. Bene, questo ci piace. In una fetta biscottata, ad esempio, mi interessa quella con la marmellata. Che carino. Guardate che puccioso. Sempre profumato alla. Che buono. Sempre cioccolato vanigliato. Non so, sento anche un po' di fragola. Comunque profuma un botto. Molto sofficioso e vellutato. Guardate quanto è slow rising. Si alza veramente piano piano, molto carino. Mi piace tantissimo. Li mettiamo qui, quelli che escono. Poi. Oh, vediamo. Cosa troviamo qui? Non può mancare ovviamente il maialino. Si chiama Poppy. Vediamo la sua caratteristica. Cosa dice? Qualcuno dice che sono pigro. Ma la verità è che preferisco andare piano. Ma essere sicuro di prendere la strada giusta. Bravo, chi va piano va sano e va lontano. Ci piace. Le sue orecchiette sono molto carine, morbidose. Anche i suoi occhioni sbrilluccicosi e il suo nasino poppy poppy. Tutti profumati, eh? Anche questo qui. Oh, mamma mia, che buon profumo. Quello. Vediamo. Questo qui. Andiamo ad aprire anche questo qui, che già ho visto. Voi ovviamente potete scegliere il vostro preferito, quello che vi piace di più. Potete vedere lo stesso dalla confezione, perché qui, essendo trasparente, potete sceglierlo. Oh, abbiamo il pinguino! Guardate i suoi occhi verdi, tutti sbrilluccicosi. Anche questo qui profuma un sacco, un po' cioccolato e vaniglia, buonissimo. Le sue ali, riesce a spiccare il volo, non si sa. Si chiama Cody. Ragazzi, vediamo la sua caratteristica. Come riconosce i migliori tutti i pinguini? Semplice, sono il più simpatico, non ne avevo dubbi, questo sicuramente. Guardate quanto è slow rising. Bella, questa è una collezione veramente che vale. Allora, è uscita la scimmietta. No, che carina, ma le orecchie. Non so perché, ma è bellissima, oddio.
profumo un botto anche lei, si chiama Momi. Vediamo la caratteristica di Momi. Adoro fare scherzi e raccontare barzellette. Volete sentirne una? Io mi dispiace, non sono brava con le barzellette. Le orecchie mi piacciono un sacco, sono belle. Poi, oh, cosa c'è qui? Vediamo un altro. Voilà, abbiamo una zebra. Allora, abbiamo la zebra, com'è carina, gli occhi rosa, hanno tutti gli occhi diversi. Wow, mi piace un sacco. Anche se questi due sono azzurri, questo è più scuro e questo è più chiaro. Che bello, mi piace. Allora, c'è la zebra che si chiama Nori. Wow, molto appropriato come nome, mi piace un sacco. Vediamo, super slow rising. Anche questa qui, vediamo la sua caratteristica. A volte mi sento bianca a strisce nere. A volte più nera, strisce bianche. Beh, ma sì, ci sta, dai. Che carina. Oh, mamma mia, che buon profumo! Mamma mia, mi piace un sacco. Oh, abbiamo trovato quest'altra qui. Oh, che carina. Oh, mamma mia, ma questo è pucciosissimo. Mi ricorda Yuki. Lui è maschietto e si chiama Bobby. Vediamo subito la sua caratteristica, cosa ci dice. Sono sempre pronta a dare una zampa, anzi, quattro zampe e una coda se servono. Grande, che bello, che carino. Mi ricorda la mia Yuki. Guardate qua, quanto è slow rising. L'occhiettino, le orecchie nere, gli occhietti verdi sbrilluccicosi. Ed è arrivato il momento di aprire l'ultimo, ovviamente insieme all'ultimo Wishy Squishy Plushy. E che cosa sarà mai secondo voi? Olè, apriamolo. Ed è l'unicorno, super cute. Ed è Sophie, è una femminuccia, la nostra unicornina. È femminuccia con le zampine, guardate, e con il cornino invece oro, super scintillanti. Vediamo cosa ci dicono di Sophie. Non basta un corno magico per essere fantastiche come me. Oh, e se lo dici tu, allora va bene. Ve li consiglio, anzi consiglio, 5,99 euro li trovate in edicola, i nuovi Wishy Squishy Plushy. Ok, passiamo ai miei acquisti di taglia, sono pochi ma sostanziosi. Allora, il pezzo forte ve lo lascio alla fine. Allora, la prima cosa che prendo è... Olè! E voi direte, ma che cos'è? Allora, questo qua è uno slicer, sarebbe un taglia verdure per fare gli spaghetti di verdure. Infatti, vedete qui, questo qui appunto è quasi come un tempera matite, però è un tempera verdure. Ci sono queste cose qui dove le verdure escono così ed escono a spaghetti. Io so che molte persone si fanno gli spaghetti di verdure e quando ho visto questo coso da Tiger ho detto no, ma io lo devo troppo prendere perché mi piace un sacco, sembra una stupidata, però mi piaceva un sacco l'idea. Voglio provare a fare gli spaghetti di zucchine, perché ho visto una ricetta su internet e mi sconfinferava veramente tantissimo. Quindi ci sta, oh, ci sta. Poi un'altra cosa. Oh, vuole! Allora, ho preso, non mi ricordo i prezzi perché ho perso lo scontrino, però vabbè. Allora, ho preso questi qui che sono dei glitter, questi qua mi piacciono un sacco perché devo fare degli slime in tema Pasqua. Quindi questi qua ci stanno tantissimo. Adesso da Tiger io vorrei capire una cosa però, perché il mio Tiger a Piazza Garibaldi non ha le stesse cose che ci sono negli altri Tiger? Io vedo altri Tiger, sono molto più forniti. Voi siete mai andati da Tiger? Poi, che carini! Appena l'ho presi, questi qua stavano vicino alla cassa. Ho detto no, li voglio troppo. Sono tre spille perché a me piace decorare il giubbotto, il mio giubbotto, con le spille e le patch. E queste qui erano troppo carine. Guardate questo hot dog, che faccia che c'ha! Gelatino e sushi, no? Un'altra cosa che ho visto, appunto parlando di sushi, è... Olè! Guardate quanto è carino! Non potevo non omettere questa cosa. C'era anche il gelatino e c'era anche un altro tipo di sushi, ma io ho preferito questo qui. Questo qui sicuramente ci scriverò i miei slime da fare, perché io quando ho un'idea per uno slime lo segno sul quaderno. Sicuramente lo userò. Poi, a proposito di mascherine... Allora, ragazzi, non vi preoccupate che Angurina la bendina non andrà in pensione, non sarà sostituita, ma questa sarà sua sorella. Anzi, date un nome a questa maschera. Poi, a proposito di cose carine, ok, voi direte, ma che te ne devi fare? Raga, è bellissimo, adesso devo convincere mamma Silvia a cambiare il dispenser che abbiamo in bagno con questo dispenser qui, perché è troppo figo, è bellissimo, ed è un dispenser per il sapone a forma di ciambella. Quando l'ho vista ho detto a Daniele, prendilo perché è fighissimo. Allora poi,
Ve l'ho detto, erano pochi gli acquisti, però comunque volevo farveli vedere. Allora, ci sono questi tre glitter. Voi dite, Yolanda, ma tu non te ne cadi con i glitter? Sì, perché la mia stanza è stracolma, però questi qua non potevo non prenderli perché sono veramente belli. Sono super scintillanti, ci sta ragazzi, mi piacevano troppo questi tre colori. Il rosa non c'era, per esempio, quello che io volevo rosa non c'era, e questa è una cosa che non mi piace. Allora poi l'ultima cosa, la busta è vuota. Olè, la busta è vuota ed è questa. Vi devo dire che questo qui io già l'ho aperto perché ve lo volevo far vedere già assemblato. Voilà! Allora, dall'interno però non escono le pile, devo dire. L'unica cosa che ovviamente è negativa. E quello che c'è scritto è questo: Daniele, Yolanda e Yuki. Mi piace veramente un sacco, guardate che bello! Ci sono le lettere qui, ce ne sono un sacco, ci sono anche tanti doppioni in modo da poter scrivere più nomi. E l'unica cosa negativa però è che servono 6 pile, ragazzi, 6! Sei. Con questo è tutto, io spero che i miei acquisti dell'edicola ma anche Tiger vi siano piaciuti. Io vi voglio tantissimo bene, vi mando un bacione, un abbraccio super, iper, mega fortissimo. E noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye bye!